Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: dramma clamoroso all'Isola dei Famosi. Un concorrente si sfoga davanti alle telecamere e poi abbandona il programma. Isola dei Famosi. Quest'apostrofo edizione dell'Isola dei Famosi sembra aver dato problemi sin da subito, addirittura prima di cominciare. Ricordiamo infatti che diverse persone nel cast hanno preso il Covid e che sono stati fatti dei cambi all'ultimo. Poi c'è stata la frecciatina di Ilaria Blasi ad Alfonso Signorini che ha fatto molto parlare, soprattutto su social, e adesso un colpo di scena a dire poco clamoroso. Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono le novità di questa edizione. Innanzitutto abbiamo assistito all'arrivo sull'isola di una nuova coppia di naufraghi, Guendalina ed Edoardo Tavassi, e sono pronti e decisi a rimanere dentro fino all'ultimo. Per quanto riguarda invece il tasto dolente delle eliminazioni, il primo a dover abbandonare l'isola è stato Antonio Zecchila, che ha avuto la peggio al televoto contro la più fortunata Floriana. Gira inoltre la voce di una possibile nuova storia di passione tra i concorrenti. La pulce nell'orecchio la mette Cicciolina che, parlando di Roger ed Estefania, afferma dormono già abbracciati durante la notte. Nel frattempo Vladimir Luxuria li sostiene e non manca di sottolinearlo esplicitamente. Ma Estefania non piace solo a Roger, sembra infatti che anche Edoardo Tavassi, nonostante sia appena entrato, sia molto attratto da lei. Non resta che seguire il programma per vedere come finirà. Isola dei Famosi, concorrente vuole abbandonare il programma. Ecco chi. Tra le novità non mancano i colpi di scena che fanno parlare. Sembra che un concorrente nel corso dell'ultima puntata, che è stata a dir poco piena di colpi di scena, abbia preso la parola per dichiarare la sua intenzione di abbandonare il programma. Le ragioni? Sembrano essercene di diverse, ma di sicuro questo naufrago ha attirato tutta l'attenzione su di sé. Marco Melandri e Cicciolina. Stiamo parlando di Marco Melandri, che ultimamente ha espresso un certo interesse nei confronti di Cicciolina. Quando Ilaria Blasi gli chiede le ragioni di questa scelta, lui risponde che è stata un'esperienza bellissima, ma che non si sente a suo agio. Il reality show non sembra proprio essere il suo mondo, lui vuole semplicemente tornare a casa ed abbracciare sua moglie. La conduttrice allora non tarda a metterlo in collegamento con lei, che lo sprona a continuare ad andare avanti. Una scena che ha commosso tutto il pubblico dello show. La moglie dice a Marco che deve continuare ad andare avanti e a rendere fiera la loro figlia, e che solamente il pubblico dovrà scegliere se per lui il tempo sull'isola è finito oppure no. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.